Diverse tipologie di mutuo ipotecari, c'è anche il mutuo per costruzione o edilizio, destinati a coloro che intendono costruire ex novo una casa e quindi partire da zero. Scopriamolo insieme in questo video, ma prima iscrivetevi al canale qui sotto e restate aggiornati su tutte le novità di design e al mondo delle nuove costruzioni. Mi raccomando, seguite Indaco Home. La principale differenza tra un mutuo per l'acquisto di un immobile già esistente e quello per costruzione è che nel primo caso il prestito viene erogato in un'unica soluzione, mentre nel secondo caso ad avanzamento lavori, cioè in modo graduale, quello che viene chiamato SAL, stato avanzamento lavori. Normalmente la prima tranche viene liquidata una volta realizzate le fondamenta, il resto man mano che la costruzione procede. La banca, prima di erogare le quote, controlla che i lavori vadano avanti regolarmente attraverso l'intervento di un perito che volta per volta valuta lo stato dei lavori, attribuendo al tempo stesso un valore all'immobile già costruito. I valori devono comunque essere ultimati entro un tempo limite che generalmente è fissato in circa 3 anni. E l'importo di un mutuo per costruzione di solito non supera l'80% del costo preventivato e la durata del finanziamento, che può variare da banca a banca, oscilla in genere da un minimo di un anno fino a 18 mesi. Poi viene trasformato in un mutuo di 30 anni. L'ipoteca viene iscritta sul terreno sul quale la casa verrà edificata. Per richiedere un mutuo per costruzione è comunque necessario presentare alla banca, oltre che i documenti di identità, anche le dichiarazioni dei redditi, cioè le buste paga per i lavoratori dipendenti, tutto ciò che è necessario per valutare la capacità di rimborso del richiedente. E poi servono tutte le altre cose, cioè quelle edilizie, le permessi, eccetera, eccetera. Comunque dovete valutare bene come muovervi. Per quanto riguarda infine le agevolazioni fiscali, se la casa in costruzione sarà abitazione principale, si ha diritto ogni anno a una detrazione relativa agli interessi passivi, oneri, accessori e quote di rivalutazione del 19% su un importo massimo di 2.500. Ok, le detrazioni è inoltre limitata agli interessi passivi effettivamente pagati nell'anno di riferimento. Mi raccomando, iscrivetevi al canale Indacom e restate aggiornati su tutte le nostre novità e tutti gli sconti arredo, come costruire casa, le nostre costruzioni di design e quant'altro. Scoprite insieme veramente il nostro mondo e che cosa possiamo fare per voi. Mi raccomando, iscrivetevi al canale qui sotto e restate aggiornati. Ciao da Giorgio Petroli, amministratore delegato di Indacom.